se la RAI è una famiglia, aveva detto Milly Carlucci all'indomani della morte di Fabrizio Frizzi. Allora vorrei che Carlotta Mantovan, una brava giornalista, venisse presto a lavorarci. Detto, fatto. La moglie di Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso il 26 marzo 2018, lavorerà nel servizio pubblico. In base alle prime indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, ancora tutte da confermare, a settembre debutterà nel programma condotto da Michele Mirabella Tutta Salute, fare occupandosi delle fake news quando si parla di salute, e avrà un ruolo anche al fianco di Antonella Clerici nel nuovo Portobello. Carlotta Mantovan Rai. La carriera, punto. Carlotta Mantovan è stata sempre impegnata in video. Subito dopo la carriera da modella, Fabrizio Frizzi l'ha conosciuta nell'ambito del concorso Miss Italia 2001, nel quale si è piazzata al secondo posto. Per anni è stato un volto di Sky. Il legame con Fabrizio Frizzi è stato rafforzato dalla nascita di una figlia nel 2013, e dal successivo matrimonio nel 2014. La morte improvvisa del noto presentatore è stata affrontata da Carlotta Mantovan con una dignità altissima. Composta nel suo dolore, ha mantenuto sempre un grande riservo in quei giorni, mostrandosi disponibile a ricevere l'omaggio di una folla immensa di persone arrivate a Roma, in Viale Mazzini, per dare l'ultimo saluto a uno dei volti più amati della televisione italiana. Carlotta Mantovan Rai, che trasmissioni condurrà? Punto. Ora, in base a quanto si apprende, il ricordo di Fabrizio Frizzi potrà continuare a rivivere, anche da un punto di vista professionale, nell'esperienza, sempre più vicina a diventare ufficiale, di Carlotta Mantovan in Rai. L'appuntamento, a quanto pare, sarà duplice. Curerà gli aspetti giornalistici della trasmissione di salute di Michele Mirabella, e coordinerà il centralino nella trasmissione Portobello, remake di un vecchio programma Rai. Condotta da Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio Frizzi.